Dopo i veleni, l'ingiusto e beffardo KO di Pesaro contavano solo i 3 punti. Missione compiuta col solito immenso cuore DNA di una squadra che non molla mai. Sestri piegato da una punizione di Tuniov. Partita non facile, ma lo si sapeva. Nel primo tempo mero contenimento da parte dei Liguri. 5 difensori, 3 centrocampisti, Brunet il migliore. Davanti l'ex Clemenza alle spalle di Paravicini. Linee strette, reparti compatti, tutti sotto palla, spazi chiusi. Il Pescara approccia bene, subito 2 opportunità, limpida quella non concretizzata da Vergani che nasce da un errore di Valentini. Nella prima frazione poco altro, eccezion fatta per una conclusione da fuori di De Marco deviata in angolo da Anacoura. All'intervallo 2 cambi, Bentivegna per Cangiano, Crialese al posto di Moruzzi, Sestri con più coraggio, biancazzurri inizialmente non benissimo, frenetici e meno ordinati del solito. Che spavento al quinto, una palla persa nella tre quarti avversaria innesca la transizione dei Liguri. Da quinto a quinto, invito di Furno a vuoto, Brosco, Podda, spreca l'impossibile. Altri cambi, dentro Tonin e Ferraris, fuori Vergani e De Marco. Di fatto 4 attaccanti, ma è sempre 4-3-3 con Ferraris mezzala. Novità interessante e Balzania play. 20 minuti finali ad altissima intensità, più sprint, energia e vivacità. Al 72esimo Tuniov per Merola, Ferraris spostato nel tridente. Con le sostituzioni, chiamasi velocità di pensiero, Baldini cambia faccia alla partita. Tonin corre, lotta, sgomita al minuto 76, l'ex Foggia conquista una punizione dalla distanza, la batte Tuniov calciando forte, tiro centrale, Anacoura impreparato, con partecipazione evidente. L'episodio che serviva per sbloccare una gara sporca e complicata. L'Estone torna al gol dopo 10 mesi, l'ultima volta lo scorso 7 gennaio, una vita fa, storia dello scorso campionato su calcio di rigore ad Alessandria contro la Juve Under 23. Poi il Pescara legittima il vantaggio, rigore solare negato a Bentivegna e di conseguenza mancata espulsione di Valentini, il 36enne difensore italo-argentino che con la maglia dello Spezia esattamente 2 lustri fa siglò proprio all'Adriatico ben 2 reti, le prime tra i professionisti. Quindi altre opportunità per Tonin, Ferraris e D'Agasso che allo scadere intercetta e se ne va in campo aperto a solo d'applausi, slalom e gioia del raddoppio frustrata dall'ottima uscita di Anacoura. Il gioiello biancazzurro è un tuttocampista meraviglioso, qualità, corsa, quantità e visione di gioco, autentico trascinatore, il futuro è tutto suo. E così il Pescara torna subito a correre, 10° successo in 13 gare, l'11 di Baldini scalda il cuore e regala sempre emozioni. Chapeau!